Ok, siamo qua con un gioco che è del poco incredibile, proprio io non, se me l'avessero detto io non ci avrei creduto. Il gioco di Heidi per Game Boy Advance, proprio una roba incredibile, no? Beh, con tutta la gente che l'ha fatto, sì, mettiamo, beh, in italiano ovviamente. No, cioè, però è così brutto, no? Che vabbè, a parte che non c'era musica nella schermata, dettagli, no? Proprio schiccia, no, schiaccia, schiccia avvio. E no, non sta, trovo avvio. Vabbè, training invece che allenamento in inglese a caso. Continuo a giocare in nuova partita. Opzioni non c'è in questo gioco. Questo qua è il mio salvataggio, facciamone uno nuovo, dai. Lo chiamiamo culo. Va bene, dov'è? Adesso io accedere, perché l'esistenza di questo gioco qua veramente è una roba che non ci si può credere veramente. Cioè, guarda come sono brutti questi personaggi, è una roba assurda. Questo qui ovviamente è Heidi, no? Parliamo con il nonno di Heidi. Tasto si parla. Ah, ok, non si può parlare, bisogna. Ecco. Buongiorno nonno, ciao Peter! Che giornata favolosa! Come cazzo è brutta Heidi! Com'è brutta! È bruttissimo! Oddio, il nonno! Il nonno sembra venire tipo da uno di quei cartoni. E tarocchi fatti dai cinesi, no? Che vendevano in videocassetta. Vabbè, oh sì, vengo volentieri, nonno. Questo qui invece è Peter, che è proprio brutto, cioè. Ma poi è bello perché, tipo, il Game Boy Advance, vabbè, non ha una grande soluzione, ma tipo, non so, rifare i disegni per fare in modo che c'entrassero senza sembrare ritagliati male, no? Guardate, cioè, è ovvio che abbiamo fatto i disegni con qualche programma spastico, tipo Paint, così, no? E poi li abbiamo rimpiccioliti per stare lì. Noi ci vogliamo il gioco in sé, cioè. Ecco, c'è Heidi che corre tipo Sonic qua. Le caprette ti fanno ciao. Deve raccogliere i fiori, sì, sempre disegni fa. Guarda quanto è brutto quel disegno. Vabbè, raccogliamo sti cazzo di fiori. Sì, insomma, è sostanzialmente un platform fatto male. Qui c'è una capretta. Silky, la nostra capretta. Non si chiamava tipo fiocco di neve la capretta, vabbè. Poi si Heidi fa dei salti veramente assurdi per essere una bambina, eh. Cioè tipo, allora, Heidi è alta, ecco, facciamo un metro, dai, ma 1,10 m, dai. E fa dei salti, certi, di, non lo so, di 2,40 m, vai, salti. Record mondiale. Molto in basso, no. Bisogna correre in avanti. Come non detto. E cazzo! No, è bello perché tipo avevo tenuto premuto avanti per un nanosecondo e sono caduto subito dopo. Sì, tranquillo che qui c'è una farfalla di Heidi qua. Con tutti questi oggetti qua, ma. No, veramente io non so se neanche sia colpa dei programmatori. Sarà tipo colpa del produttore che gli ha detto dovete fare un gioco di Heidi. Allora hanno detto come facciamo? Ecco, io mi ricordo nel cartone di Heidi tutte queste cose, piattaforme volanti che stavano in aria. Sì, proprio tipico del cartone. Anche Heidi che si butta da. No, facciamo. Che si butta da 300 metri e sopravvive. Non si fa niente, ovviamente. Si può buttarsi giù da un palazzo e nessuno si. Proprio non si fa nulla, tipo Cole. Andiamo avanti. E ovviamente quando vince fai salti di almeno 10 metri in alto. Super! Mai vista un'affermazione più inutile per dire che hai finito il livello. Vabbè, qui arrivano. Ma che risata è? Vabbè, qui arrivano i primi nemici. E noi dobbiamo ucciderli cantando, no? Giustamente. Prima cantiamo e poi saltiamo addosso e uccide Ricci, tipo. Ma. Sono le pecore, fortunatamente non mi fa nulla, se no. Heidi, le caprette ti fanno male. Vabbè, saltiamo in alto. Qui c'è una volpe del cazzo, l'abbiamo uccisa. Ah, siamo caduti. Vabbè, il gioco è così, eh. Cioè, adesso io sono andato, non dico l'ho finito, perché non è vero assolutamente. Sono andato un po' avanti nei livelli così, cioè, devo dire. Ma più avanti c'è tipo la città, così, ma. Cioè, voglio dire, già il fatto che esista sto gioco qua dovrebbe essere una cosa assurda. Cioè, io mi chiedo chi sia quello che ha avuto proprio il fegato di dire facciamo sto gioco e finiamolo pure, perché ma.
E ora mi ha lasciato tipo una release 100% proprio perché non puoi fare un gioco su qualcosa come Heidi, non è... E mi sono fatto male con qualcosa per terra. Io pensavo fosse tipo una specie di trampolino. Tanto ho perso un'altra vita. Beh, comunque sì, cioè sto giocando a cazzo, non è che c'è molto da dire. Che cascata strepitosa! Ma cosa cascata strepitosa? Ma poi, come fa una cascata a partire dalla roccia? Che cazzo? Ma che cazzo? No, veramente. Vabbè, oh. Ma che... E cosa? Io ero lì? Sono finito lì? No, sto gioco è proprio un cazzo in culo, questo gioco, mi dispiace. No, no, cioè, vabbè, vediamo cos'è il training. Vabbè. Ah, ti fa rifare, vedete, ci sono diverse cose qua, città, valle. Insomma, non è nulla di... Cioè, sto gioco qua è un gioco molto fine a se stesso, cioè, vuol dire, alla fine... È il gioco di Heidi che sì, c'è cioè, tutte le sue cose così. Heidi non puoi farci un gioco sopra, a meno che non fai una sorta di non so, film, ma neanche interattivo, una sorta proprio come dire, di visual novel, ecco. A meno che non fai una roba del genere, ma più o meno, oltretutto. Non puoi fare un gioco su di Heidi. Sicuramente in un platform, che cazzo fai Heidi che salta quelli? Comunque... Questo qui era Heidi per il Game Advance. La recensione è breve, ma perché c'è poco da dire nel gioco, purtroppo. Cioè, veramente è qualcosa di talmente semplice e stupido che non puoi riassumere in più di 6 minuti, 5 minuti. Quindi, al prossimo episodio. È stata la laga da questo gioco qua. Oltretutto, situazione gioco, no? Che senso situazione? Forse voleva dire salvataggi. Vabbè, una merda, sto gioco.